Di Marco, capitolo 4, possiamo alzarci in piedi con reverenza alla parola del Signore? Amen. Parleremo di un qualcosa che sicuramente tutti quanti noi conosciamo molto bene, ma una delle cose che mi ha impattato è, fratelli, non importa quello che tu ascolti, molte volte la mente della persona, la mente, le nostre menti si concentrano sul fatto che quando ascoltiamo uno studio o riceviamo una predicazione, il Signore ci debba portare per forza una rivelazione di un qualcosa di nuovo. Fratelli, non è proprio così. Perché il Signore può portarti un tema che forse tu conosci, riconosci, ma semplicemente è che il Signore vuole l'attenzione da parte nostra per dire: ok, molte cose vanno bene nella tua vita, però io voglio che tu ti perfezioni in quest'area o in queste aree. Se voi ricordate il libro di Apocalisse, nel libro di Apocalisse, quando il Signore parlava alle sette chiese, diceva: ho questo di buono con te, ma non è che le stava facendo un qualcosa di male, solo le diceva: voglio che tu sia tu ti perfezioni. Amen. Si può dire così la frase? Allora, ciò che parleremo oggi, sicuramente, certamente, sono sicuro al 300% che è un qualcosa che già sai, hai ascoltato, sai molto bene, ma sento che il Signore ci spinge a condividere questo, solo affinché noi possiamo migliorare in quest'area, perché penso che la parola di oggi si basi su una barra due aree della nostra vita. Allora, ieri quando arrivo al seminario e sento il primo tema fede, le dico: Signore, questo è una gioia per me, perché uno dei temi di oggi è la fede. E parleremo un po' di fede, parleremo, ovviamente non entriamo nella profondità della fede, ma parleremo un po' di fede. Ma parleremo anche della paura. Amen, toccheremo questa parola. E parleremo delle nostre reazioni davanti a situazioni. Ognuno di noi ha situazioni nella propria vita, situazioni che possono essere giornaliere, situazioni che possono durare una settimana, un mese, un anno, ma ci sono persone di voi che hanno situazioni che durano da tempo. Allora la domanda che quando capita questa a me è: Signore, voglio sapere perché questa cosa non cambia. Se il Dio che noi serviamo è un Dio grande, un Dio dell'impossibile, perché una situazione non cambia? Allora, il Signore sempre nella sua parola ci insegna che molte volte, affinché tu possa cambiare, o affinché una persona possa cambiare, Dio può portare situazioni difficili. Dio può provocare cose che tu non ti stai aspettando. Dio non è un Dio cattivo, fratelli. Dio è un Dio di giudizio? Sì. Dio può fare quello che sta facendo? Sì. Per il bene del popolo, non solo del popolo di Dio, ma per il bene di chi ascolta il messaggio di Dio. La gente vede un Dio cattivo. No, la gente non capisce che Dio è un Dio geloso. E molte volte provoca situazioni affinché tu ti ferma dalla tua condotta e dal tuo camminare. E tu possa prendere l'attenzione verso di Lui che ti ha creato, che sa ogni cosa e che ha versato il suo sangue per te. Allora quando riconosciamo il Signore Gesù Cristo come nostro Salvatore, non è sufficiente. La scrittura lo menziona non solo Salvatore, ma anche padrone della tua vita. Dice la scrittura: perché prima eravate schiavi di chi? Di Satana, del peccato. E come nuove creature, ora diventate schiavi di Cristo, al suo servizio. La scrittura dice: non potete servire due padroni. Di scritture ce n'è tante, ma siamo di proprietà del Signore. Allora il Signore può provocare situazioni inaspettate, difficili, complesse, che tu non potrai risolvere, e ti lascerà provare di risolvere fino a quando dirai: Signore, io qui mi fermo, come diceva il cantico, mi inchino davanti a te. Amen?
Libro di Marco, capitolo 4, verso 35 al verso 41. Le voglio chiedere un aiuto, non so se mi può aiutare il fratello Vittor, o forse l'ho trovato io, forse l'ho trovato Vittor. Leggeremo la Nuova Diodati. E vorrei che fate attenzione ad ogni parola che questa scrittura menziona. Perché molte volte leggiamo, 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 ma ci perdiamo piccole parole che sono chiave per la nostra vita. Libro di Marco, capitolo 4, versetto 35. Amen. La mia Bibbia parla, no, questa non ha un titolo. Qualcuno ha un titolo nella propria Bibbia? Sì. Cosa dice? In spagnolo. Qualcuno lo tradurre? Calma la tempesta. Gesù? Calma la tempesta. Che cosa fa Gesù? Calma la tempesta. Ok, chiesa, solo leggendo questo, velocemente, che cosa vi viene in mente? Sorella Rosio, Gesù calma la tempesta. Che cosa ti porta alla memoria questa porzione della scrittura? Gesù non lo so, però che él è la soluzione per tutto. Ok. Nel contesto che leggeremo, qualcuno ha qualche altra idea? Quando si è addormentato nella barca. Mira, la sorella dice il Signore si è addormentato nella barca. E perché la sorella si ricorda questo? Qualcun altro? Ha sgridato i discepoli. Vedete quante cose può suscitare la scrittura? E stiamo leggendo la stessa scrittura. Amen. Così è la parola di Dio. La parola di Dio deve essere una parola rema che ministra la vita di chi lo riceve nel bisogno della persona che lo sta ricevendo. Signore, ti ringraziamo per la scrittura che leggeremo. Grazie per come l'ho ricevuta. Io ti prego nel nome di Gesù che sia una parola rema che possa ministrare ad ognuno di noi nel modo giusto e convenevole per la quale tu la stai portando. Che questa parola arrivi nelle profondità del nostro cuore, Signore, in quei luoghi, Signore Santo, alleluia, che neanche noi conosciamo, Signore, per portare libertà, per rompere, Signore Santo, per avere veramente un cuore integro e puro davanti a te, Signore, affinché, Signore, in questa area o in più aree possiamo migliorare, Signore, e ti rendiamo grazie per il lavoro della tua parola che sappiamo che non sta arrivando in modo vano, ma porterà frutto al suo tempo. Grazie per coloro che sono presenti, benedicili, aiutali a ricevere, per coloro che ascolteranno in un futuro questo messaggio e che possa portare benedizioni nel nome di Gesù. Amen. Gesù calma la tempesta. Amen. Dice la scrittura, è giunto a casa del capo, scusate, verso capitolo 4, si è girata la pagina, amen. Or in quello stesso giorno, fattosi sera, disse loro, passiamo all'altra riva. E licenziata la folla, lo presero con sé così come era nella barca. Dice la scrittura nella versione in italiano, non so come lo dice in spagnolo, dice con lui c'erano altre barchette. Come lo dice in spagnolo? Y despidiendo la multitud le tomaron como estaba en la barca y había también con él otras barcas. Cosa significa questo per voi chiesa? Che Gesù era sulla barca dei discepoli e gli dice ok, è tempo di andare dall'altra parte. Solo che insieme loro non erano soli, ma in quel momento c'erano altre barche insieme a loro, altre persone. Amen? Dice, e si scatenò una bufera di vento e le onde si abbattevano sulla barca tanto, dice la scrittura, tanto che questa si riempiva. Allora ora prova a immaginare quanto può essere grande questa tempesta. Fratelli, non stiamo parlando di una barca dei nostri tempi, dove è una barca confortevole, dove è una barca comoda, dove se c'è la tempesta puoi andare sotto coperta. No, no, non stiamo parlando di una barchetta che è molto facilmente tu la puoi rovesciare. Amen? Dice il verso 38, egli intanto
stava dormendo a poppa su un guanciale. Guarda che bello che il Signore era lì bello tranquillo, dormendo. Voi pensate che il Signore non stava sentendo che la barca non solo si ondeggiava, io immagino che la barca quasi rischiava di girarsi. Amen. Ed essi lo destarono e gli dissero: Maestro, non ti importa che stiamo per perire? Come l'hanno chiamato? Maestro. E perché lo chiamano maestro? Forse perché avevano incominciato a conoscere chi era Gesù. Amen. Ed egli destato sgridò il vento e disse al mare: Taci e calmati. E il vento cessò e si fece gran bonaccia. Per questo c'è un detto che dice che dopo la tempesta c'è la calma. Perché sempre dopo un mare in tempesta arriva la bonaccia, un mare completamente piatto. Amen. Poi disse loro: perché siete così paurosi? Chiesa, perché siete così paurosi? Come mai non avete fede? Ed essi furono presi da grande timore e dicevano tra loro: chi è costui al quale anche il vento e il mare ubbidiscono? Fratelli, hanno chiamato al Signore maestro e dopo le hanno detto: chi è costui? Ora forse il Signore, quando li sgridò, aprì i loro occhi e loro si resero conto che forse non conoscevano veramente il Maestro. Amen. Potete prendere il vostro posto. Scusate se vi ho tenuto in piedi. Una situazione difficile, impossibile, perché in una tempesta non c'è uomo che può governare una barca. Molti uomini hanno dichiarato tante cose. Chi costruì il Titanic disse che sarebbe stata una barca, una nave che non sarebbe mai affondata, che neanche Dio l'avrebbe affondata. Cos'è successo? Io ti vengo a dire spiritualmente: Dio le ha messo un ostacolo nel cammino per fargli credere che Dio può fare ogni cosa e noi non siamo una nullità davanti a Dio. Tu puoi sforzarti quanto vuoi di fare le cose buone, ma se Dio ha deciso che la cosa che tu stai vedendo non è buona, Dio ti dimostrerà che non è buona. Non dire, non pensare che tutto quello che tu fai è buono, perché solo Dio lo sa. Questi uomini hanno costruito questa nave immensa. Era in quel momento una delle navi più grandi al mondo. La gente pagava, pagava, pagava per fare questo viaggio, per sperimentare. Nessuno affonderà questa nave. Fratelli, sapete cosa ha fatto affondare questa nave? La punta di un iceberg. E quando tutti festeggiavano, gioivano che tutto andava bene, boom, arriva l'imprevisto che nessuno si aspettava. Quando la Chiesa è disattenta, quando la Chiesa è concentrata nel fare quello che vuole fare, arriva la distrazione, arriva il problema. Amen, papà? Chiesa, attenti, Chiesa, rimanete vigilanti, perché anche se tutto sta andando bene, la Scrittura ci insegna che è solo momentaneo e temporaneo, perché il mondo non andrà meglio. E se Dio sta cercando di prendere la tua attenzione e non la ha, Dio la prenderà, perché ti ama talmente tanto che non vuole che tu perisca. Non vuole che tu perda la salvezza e non vuole che la tua famiglia, la famiglia della tua famiglia, i tuoi colleghi, i tuoi compagni di scuola, i tuoi amici perdano la salvezza. Amen, Chiesa? Gloria al nome di Gesù. Salgono con la barca insieme a Gesù. Gesù si addormenta. Forse era stanco o forse le sapeva già che sarebbe accaduto qualcosa e le voleva dare una lezione ai discepoli. Allora arriva la difficoltà. Fratelli, abbiamo menzionato il mercoledì. Amen. E vi stavo condividendo
il discorso di questo incidente al ponte di Genova. E questa settimana hanno fatto un documentario per un pochettino dare una panoramica, ma anche per far vedere cosa è successo e tutto quello che c'è dietro. E mi hanno impattato tre testimonianze, come vi ho condiviso. La prima testimonianza era di questo uomo che diceva: dov'è Dio? Perché Dio è così cattivo che ha fatto morire un bambino? Ripeto, nel nome di Gesù, Dio non è un Dio cattivo. Dio è un Dio che ama l'umanità e deve prendere l'attenzione in qualche modo. E se il problema, se Dio ha permesso quello, Dio sa il perché. Io non lo so, Chiesa. Non possiamo dire il perché Dio fa certe cose, a meno che Dio te lo rivela. Dio è veramente sovrano. Amen. E questo uomo si lamentava di Dio. Forse in un tempo era religioso, forse no, non lo so. Ma la gente, quando vede disastri, catastrofi, con chi se la prende? Perché non se la prende con l'uomo che forse ha sbagliato a fare il progetto? Perché non se la prende forse con chi doveva fare la manutenzione e non la stava facendo bene? Se la prendono con Dio, perché è più facile. Perché pensano che non ti può rispondere perché non lo stanno vedendo. Alleluia. È più facile prendersela con una persona che è davanti a te, con chi non stai vedendo. Però attento, perché Dio è presente in ogni luogo allo stesso tempo. Perché forse qualcuno pensa che Dio, Gesù Cristo, è morto. No, no, Lui è stato sepolto ed è risuscitato e vive, vivo in mezzo a noi, ma vive in noi. Amen. Lui è in ogni luogo, in ogni situazione che accade. Gesù Cristo era nella barca. Era nel problema insieme ai discepoli. E la barca è la Chiesa di Cristo. Noi siamo la barca, noi siamo nella barca. Cristo è nella barca. Solo che dobbiamo capire che la barca tu non la puoi guidare. Il timone lo ha Cristo. Amen. La seconda testimonianza che mi impattò era di questo ragazzo parlando di coincidenze. Fratelli, nella vita di un cristiano non esistono coincidenze. Amen. Non esistono coincidenze. Esistono opportunità create da Dio per un qualcosa nella tua vita. Può essere un'opportunità di un incidente, di un qualcosa gioioso, opportunità, incroci santi, divini. Ogni giorno ne hai almeno uno. Allora questo ragazzo dice che si è trovato per coincidenza lì, perché non doveva essere lì in quel momento, e quello che lui racconta è che la strada gli si è aperta davanti a lui, una voragine. La macchina incomincia a volare nel vuoto, ma la macchina si va a infilare dritto in una strada che si era rovesciata, in un buco dove entrava dritta la macchina. La macchina è completamente distrutta, le foto, il video c'è, lui esce senza neanche un danno. La misericordia di Dio è sparsa ogni giorno sopra la terra. Forse Dio lo sta chiamando. Forse Dio le sta dicendo: io sono il Dio dell'impossibile. Io sono il Dio che ti guarda ogni mattina e voglio impedire che un qualcosa ti accada e che tu muoia senza la grazia salvifica di Lui. Ma la terza testimonianza è quella che mi ha impattato di più, di un uomo che raccontava di una donna che piangendo si lamentava solo di una cosa: se mia figlia mi avesse ascoltato. Questo è il lamento di un pastore. Se quel fratello, se quella famiglia mi ascoltasse. Ma non stai ascoltando il pastore, stai ascoltando la voce di Dio, la guida per la tua vita. Questa mamma era la guida di una figlia e le stava dando un consiglio: figlia mia, non partire, sta piovendo troppo, aspetta che il temporale diminuisca, guarda che il meteo è allarme giallo. Vuol dire che questa pioggia sarà molto forte e pericolosa. Aspetta! Non ti cambia niente aspettare. Fratelli, non... Dio dice tante volte: aspetta. E aspettare non ci costa nulla. Allora cosa succede? La figlia dice: no mamma, non ti preoccupare, mi incammino piano piano e vengo. Fratelli, questa ragazza si trova nel punto preciso, al momento preciso, che il ponte crolla ed è morta. Ora la mamma dice: se avesse ascoltato. Dio dice: se il mio popolo mi ascoltasse.
Dice la scrittura: se il mio popolo, su quale è invocato il mio nome. Cosa dice la scrittura? Umilia, prega. Che fratelli, umiliarsi, pregarsi, pregare e cercare la sua faccia implica, come ha detto il fratello Ulia, avere un tempo con Dio dove ti devi fermare. Allora questo psicologo diceva: immaginate se la telefonata della mamma fosse durata 30 secondi di più, forse non si trovava lì. Chiesa, immagina se impari ad ascoltare di più la voce di Dio, forse molte situazioni non arriverebbero alla tua vita. Il Signore era presente nella barca, i discepoli lo chiamarono maestro, ma quando il maestro li sgridò, li riprese, chi è dunque costui? Tutti siamo capaci a dire Signore, Signore, papà, maestro, ma quando arriva la situazione molte volte rinneghiamo Cristo con le nostre decisioni. Amen? Sorella Abigail, Galati capitolo 5, se mi puoi aiutare, versetto 9. La fede, fratelli, è importante nella tua vita. Se non c'è fede, dice la scrittura, non puoi piacere a Dio. Senza fede il cristiano non può fare nulla. E perché non può fare nulla senza fede? Perché lo fai tutto secondo le tue capacità, le tue conoscenze e quello che hai imparato. Limitazioni. Emozioni. Galati capitolo 5, versetto 9. Scusami, no, sorella. Galati capitolo 5, perdonami che non ho scritto il verso. Alleluia. Abbiate un secondo di pazienza. Alleluia. Verso 22. Ma il frutto dello Spirito è amore, gioia, pace, pazienza, gentilezza, bontà, fede, mansuetudine, autocontrollo. Fratelli, la scrittura dice il frutto al singolare. La fede è un frutto dello Spirito. Amen? Amen, Chiesa? Amen. Allora, cosa le stava dicendo il Signore Gesù Cristo ai discepoli? Qual è la frase che le ha menzionato quando li ha ripresi? Amen? Marco capitolo 4, amen? Dice nel verso, alleluia, 40, cosa dice sorella Abigail? Come mai non avete fede? Come mai non avete fede? E perché le sta dicendo questo, Chiesa? Perché in una difficoltà, anziché essere tranquilli che il Signore era con loro, si erano fatti prendere dalla situazione. Chiesa, come mai non avete fede? Cos'è la fede? Chiesa, certezza di cose che si sperano? Fratelli, cosa vuol dire? Che se in questo momento arriva una situazione alla mia vita, io fermo ogni cosa, io fermo ogni ragionamento, io fermo ogni mia conoscenza, ogni mia capacità, ogni mia emozione che possa spingermi a provare a risolvere il problema e le dico: Signore, io ho fede in te. E prego al Signore, finito. Perché il Signore sa come risolvere un problema, perché forse il problema lo ha provocato Lui. Perché ti sta dicendo: io voglio la tua attenzione. Allora, da quanto tempo è il problema? Un mese? Due mesi? Tre mesi? Più il tempo è ampio, più il problema della relazione con Dio è grande. Amen, Chiesa? Cristo al timone della barca. Cristo al governo di ogni cosa. Perché, fratelli, chi ha creato il mare? Chi ha creato il cielo? Chi ha creato la terra?
Chi ha creato tutto quello che vediamo? Dio. Non governa lui ogni cosa? Amen. Che paura abbiamo. La scrittura non dice che se si accampasse anche un esercito contro di noi, di chi temeremo? Allora ci manca un tozzo di pane e già siamo preoccupati e ansiosi. E dov'è la fede? Dov'è la fede? La fede deve essere in Cristo Gesù. E perché menziono in Cristo Gesù? Perché esiste una fede naturale. Amen? Alleluia. Possiamo alzarci un momento e pregare nel nome di Gesù, Chiesa? Signore, guida tu, Signore. Continua tu a guidare questo momento, Signore. Rivela, Signore. Aiutaci, Signore. Che il tuo Spirito Santo si manifesti in noi. Che il tuo Spirito Santo possa togliere ogni cosa che è nella nostra mente, Signore. Affinché possiamo ricevere parole di vita. Affinché possiamo ricevere questa parola di incoraggiamento. Nel nome di Gesù. Nel nome di Gesù. I discepoli, Chiesa, lo chiamarono Maestro. Noi chiamiamo il nostro Signore Gesù Cristo Maestro, Signore, Padrone. Ma quando molte volte noi viviamo, camminiamo, non lo rendiamo padrone della nostra vita, non lo rendiamo il Maestro, non lo rendiamo il Signore, ed è in quel momento che manca la fede. Ed è in quel momento che succede un qualcosa nella vita del cristiano. Incomincia ad arrivare la natura umana della persona. Incomincia ad arrivare la tua capacità naturale. Incomincia ad arrivare l'emozione. Allora, fratelli, incomincia ad arrivare un qualcosa che porta a un problema. Potete sedervi nel nome di Gesù. Dice sorella Abigail, Galati capitolo 5, versetto 9. Un po' di lievito. Come dice sorella? Un po' di lievito fa fermentare tutta la pasta. Fratelli, se c'è una cosa che dove ci stiamo gioiendo, si dice dilettando in questo tempo, è aver conosciuto un ragazzo a lavoro che mi ha condiviso un qualcosa che non sapevo se l'ero io. Hai mai provato a fare il pane, sorella, alla pizza? Qualcuno ha provato a fare un pasto di pane? Come si fa? Velocemente. Acqua, farina. Sale, farina e lievito. E olio. Perché il lievito? Fratelli, io mi ricordo abitando a Vinova, a Torino. Mia moglie, a me piace quando mia moglie fa l'impasto per la pizza. Noi una volta alla settimana, una volta ogni settimana, facciamo un impasto per la pizza. E mi ricordo che mi insegnava che dovevamo mettere l'impasto coperto da uno straccio e in un luogo buio dove ci deve anche essere una determinata temperatura. Lo sto imparando in questi giorni. E noi avevamo la nostra camera da letto che, se vi ricordate, era divisa da una parete di cartongesso con una porta, e lì dentro faceva molto caldo. Sorella Rossi, abbiamo messo la pasta lì dentro la mattina, era, credo. Siamo usciti, siamo tornati, fratelli, la pasta stava cadendo fuori dappertutto. Il calore, la situazione, il lievito ha portato a crescere questa pasta in modo incredibile. E voi sapete che di lievito ne basta un po'. Il lievito è la mancanza di fede. Se ti manca la fede, tutto ciò che tu metti è la tua conoscenza, tutto quello che tu sai, e il problema incomincia a lievitare come mai immagini. Ma guarda che questa è una piccola cosa, non succede nulla. No, no, no. Il problema va a diventare enorme. Fratello, sorella, non fare questo, per favore, fermati. Ma no, non ti preoccupare, questo non lo faccio solo una volta. Un disastro in una famiglia. Forse non vediamo più una famiglia, forse si perde. Questa ragazza doveva solo aspettare forse 30 secondi. È il consiglio di una mamma. Chi non vuole ascoltare una mamma e un papà? E noi abbiamo un padre che è sopra ogni padre, che sa ogni cosa di noi. Tuo papà sa che forse uscendo dalla porta può inciampare e cadere, o forse passa una macchina che può sbandare. Fratelli, il nostro padre sa ogni cosa e ti dice: fermati 30 secondi in più ad ascoltarmi. Amen. Alleluia. Fratelli, nella nostra vita possiamo aver visto molte cose. Possiamo aver partecipato a tante cose, possiamo aver assistito a tante situazioni, aver visto tante, tante cose.
ma manca un qualcosa dentro di te oggi. Manca un qualcosa in mezzo a noi oggi, la piena fiducia in Dio. Dice che la piena fiducia in Dio muove montagne, chiesa. Non ci sono ostacoli per il Signore. Amen. Ricordo tante, potremmo parlare per quanto riguarda personalmente, amen, tante testimonianze dove la situazione sembrava praticamente impossibile agli occhi nostri e Dio ha fatto qualcosa di incredibile, no, incredibile no, perché non si dice, di soprannaturale, di impossibile. Mi piace raccontare la testimonianza del gasolio, con 20 euro siamo arrivati a Torino, la tacca non è scesa neanche di un po', abbiamo una macchina che consuma tanto, chiesa. Amen. Posso ricordare di quante volte si è fermata la macchina, ma ogni volta che si è fermata la macchina abbiamo imparato a dire, Signore, grazie, perché non era la tua volontà che questo si facesse, perché non si doveva fare così, perché noi sempre l'abbiamo imparato dopo. Ora, fratelli, non giri la chiave la macchina al primo colpo. Perché quando impariamo ad avere fiducia nel Signore, Dio è in controllo ogni cosa. Dio voleva far capire una cosa ai suoi discepoli, alla sua chiesa oggi. Perché avete paura? Perché ti stai spaventando della situazione economica? Perché ti stai spaventando della situazione lavorativa? Perché hai paura di non arrivare a fine mese? Perché hai paura di quello? Paura, paura. Perché, dice il Signore, se aveste solo fede quanto un granello di senape, dice la scrittura, tu le dirai al tuo problema, perché la montagna è il problema, perché il mare rappresenta il problema. Stai zitto e il mare si calma. Amen, chiesa? Alleluia. Questo era solo l'inizio dove i discepoli stavano dimostrando dell'incredulità. Ma fratelli, c'è una chiave importante che dobbiamo comprendere. Amen. Cosa accade dopo questo avvenimento? Gesù dà la lezione. Amen. E guardate cosa c'è prima di quello: la parabola della lampada, la parabola del seme, la parabola del granello di senape. Leggete voi la scrittura, la parabola del seminatore. Gesù già le stava dicendo ai discepoli: chi sono io, cosa posso fare? E loro erano a contatto con Gesù. Immaginate se Gesù vive con te. Allora arriva questa situazione e Gesù gli dice: ma come, mi chiamate maestro? E dopo mi dite chi sono e vi spaventate che io sono con voi nella barca. E ci spaventiamo perché Cristo è con noi sulla barca. Abbiamo una difficoltà, abbiamo paura, andiamo al mondo. Calma, fratello, calma, chiesa. Dio è in controllo, Dio sta solo provando la tua fedeltà e la tua fede. Sapete perché? Perché nelle difficoltà della tua vita Dio forma il tuo carattere e il tuo ministero. Non puoi crescere nel ministero se non passi per delle prove, se non passi e se tu rifiuti di fare cose per il Signore, Dio mette pietre d'inciampo affinché tu capisca che Dio vuole controllare ogni cosa. Così si sono formati i migliori predicatori, i migliori uomini, passando difficoltà, non avendo la vita facile. Perché? Perché, fratelli, quando tu ti applichi a servire al Signore, è lì che Satana si ribella. È lì che Satana si manifesta. Non chi fa il cristiano della domenica, lì non succede nulla. Lì è solo opera umana. Amen, chiesa? Pensate a Giobbe. Giobbe sapeva di quello che stava succedendo? No, era tra Gesù e Satana, tra Dio e Satana. Giobbe non sapeva niente. E che è passato? Aveva perso praticamente tutto. Dice la scrittura, morì sazio di giorni, pieno del Signore. Alleluia. Pietro, fratelli, Pietro era con Gesù. Gesù le aveva dato rivelazione a Pietro. Cosa fece Pietro? Nella difficoltà. Qual era la difficoltà? Che qualcuno disse, ma questo era insieme a Gesù. Gesù in quel momento lo stavano percuotendo, sicuramente se Pietro avesse detto sì e io ero con Gesù, lo avrebbero ammazzato, chiesa. Ma per la paura di morire, rinnegò a Cristo. Però Cristo glielo disse, prima che canti il gallo la terza volta mi rinnegherai. No, Signore, non posso fare questo. E quante di queste situazioni pensiamo spiritualmente e le facciamo come Pietro? Io amo Gesù, io voglio servire a Gesù, io questo e questo. E poi quando arriva la difficoltà, il problema, lo rinneghiamo. Gesù rimane nella barca, chiesa. Siamo noi che ci buttiamo fuori dalla barca. O siamo noi, se vi ricordate questa foto della barca, dove le stesse persone stavano cercando di segare un po' di barca per salvarsi,
alla fine le persone che si devono salvare muoiono perché non c'è più la barca. Avete capito? Allora, fratelli, questi uomini avevano cominciato bene con Gesù. Solo che un qualcosa è successo che li ha fatti portare alla mancanza di fede, all'incredulità, scusate, non alla mancanza di fede. Sapete perché? Atti capitolo 1, versetto 8, e andiamo verso la conclusione. Perché questa è la chiave per te oggi, nascosta, rivelata in questo contesto. Amen, sorella Abigail. Se ricordo il verso, dovrebbe essere Atti 1:8. Ma voi riceverete potenza quando lo Spirito Santo verrà su di voi e mi sarete testimoni in Gerusalemme e in tutta la Giudea e in Samaria e fino all'estremità della terra. Alleluia, gloria al nome di Gesù. Amen. Fratelli, tutti quanti noi qui presenti, tutta l'umanità conosce a Dio. Ascoltate cosa ha condiviso ieri il predicatore, l'insegnante, perché c'è una bella differenza. Tutti conosciamo a Dio o crediamo in Dio, ma pochi fanno la sua volontà e vivono con Dio. Dio già sapeva, fratelli, Gesù Cristo già sapeva l'incredulità dei suoi discepoli. Gesù Cristo già sapeva che l'umanità non ce l'avrebbe fatta senza di Lui. Solo che Lui dice, io devo andare al Padre mio, ma non vi lascerò orfani. Manderò su di voi chi? Il Consolatore. Colui che ti aiuta, colui che ti dà consolazione quando sei in un momento di difficoltà, colui che ti aiuta quando non sai cosa fare, quando sei nel panico, nella paura, il Consolatore ti aiuta in ogni cosa. E che cos'è il Consolatore? Lo Spirito Santo. Amen. Il Signore le disse dopo, io vi darò lo Spirito Santo, perché già sapeva che il popolo senza di Lui sarebbe continuato a vivere nell'incredulità. Ma Gesù Cristo non poteva rimanere per sempre con loro. Allora la chiave questa sera è, perché non hai fede? La fede è il frutto dello spirito. L'uomo che cammina nella carne, qual è il risultato? Risultati carnali. L'uomo che cammina nello spirito, risultati spirituali. La fede è spirituale, non è umana. Non la puoi provocare. Solo lo Spirito Santo ti può aiutare nella fede. Ti può aiutare a non aver paura nella difficoltà. Ti può aiutare a fermarti quando non capisci nulla e lasciare fare a Dio. Per questo il Signore ha mandato il suo Spirito Santo, perché sapeva che senza di Lui e senza di Lui non ce la possiamo fare, Chiesa. Ma lo Spirito Santo che è in te è quella parte indispensabile, che quando arriva una difficoltà, oh, che facciamo? E il Signore ti dice, io ho la soluzione. Fermati perché accadrà questo e tu vedrai la mano di Dio. Fermati perché farà questo e quello accadrà. Alleluia. Possiamo alzarci in piedi nel nome di Gesù. Piena fiducia in Dio. Lo Spirito Santo arriva quando tu incominci a avere fiducia nel Signore, in chi Lui è, in cosa Lui può fare. E il Signore ti benedice col suo Santo Spirito. Allora, una volta che hai ricevuto lo Spirito Santo, è importante farlo lavorare. Amen? Perché altrimenti è come ricevere una macchina e non metterle benzina. E per mettere benzina devi andare dal benzinaio. E per mettere benzina devi implicare un'azione. Per, alleluia, alimentare lo Spirito Santo è necessaria, Chiesa, un'azione. Pregare e digiunare. Pregare e digiunare. Il Signore ti dà discernimento. E il Signore fa muovere lo Spirito Santo. E il Signore si manifesta per mezzo del suo Spirito in mezzo a noi e in te. Allora, quando arriva la difficoltà, fermati. Alleluia. Fermati. Non le dire, Signore, dove tu sei? Signore, perché? Perché il Signore sta dormendo semplicemente per dirti, oh, gloria al nome di Gesù, questo figlio mi ha chiamato. Era da tempo che stavo aspettando. Amen. Gloria a Dio. Ci sono situazioni, Chiesa,
che sono provocate da Dio, perché Dio vuole aumentare la tua fede, perché Dio vuole aumentare la tua dipendenza da Lui. I discepoli non potevano fare nulla, erano increduli perché le mancava lo Spirito Santo. Lo Spirito Santo gli è stato dato, lo Spirito Santo li ha spinti ad andare avanti. Guardate cosa ha fatto l'Apostolo Pietro, ha predicato, guardate cosa ha fatto l'Apostolo Paolo, ha predicato tutto, dice la Scrittura, guidato per mezzo dello Spirito Santo. Il Signore le diceva vai in quel luogo e loro andavano, non erano accolti bene, non era tutto gioioso, era difficile, ma il Signore li sosteneva, li proteggeva. Erano in carcere e il Signore parlò e il Signore li liberò. E Gesù non era presente. Lo Spirito Santo muove la mano di Dio nella tua vita. Nelle avversità, nelle difficoltà, Dio sta lavorando in te. Dio sta cambiando la tua vita. Dio sta formando il tuo carattere. Dio sta formando il tuo ministero. Dio sta formando il marito che tu sei. Dio sta formando la moglie. Dio sta formando il figlio. Dio, nelle situazioni difficili, forma al cristiano, amata Chiesa. Alleluia. Nel nome di Gesù. Cristo vuole una relazione con Lui, intima e personale di ognuno di noi. Siamo parte di un corpo. Non puoi fare la testa tua, non possiamo fare la testa nostra. Il Signore è il capo del corpo, il Signore è al timone. Allora la Chiesa deve imparare ad ascoltare la voce dello Spirito Santo individualmente, perché quando si parlerà insieme, quando si condividerà come insieme, semplicemente il Signore ti va a testificare che dove due o più, alleluia, sono uniti nel suo nome, Lui è lì. Non sta parlando dell'unità fisica, perché tutti possiamo essere insieme predicando il nome di Gesù, ma la mente va, ognuno va dalla parte sua. Sta parlando nello spirito, Chiesa. Perché il mondo dove noi viviamo è spirituale. Questo è un terreno di passaggio. Quello che i tuoi occhi non che vedono non è la realtà che il Signore ha preparato per te. Tu la nuova Gerusalemme non la stai vedendo, ma già esiste. Perché il Signore l'ha preparata per me, per te, per tutti quanti noi. Io non la vedo, ma la spero con fede. E le voglio dire al maledetto diavolo, tu non puoi fare niente nella mia vita per impedirmi di arrivare al cielo. Alleluia. Perché? Perché qualunque cosa tu faccia, il Signore mi libererà. Alleluia. Qualunque difficoltà tu metterai nel mio cammino, io lo riprendo nel nome di Gesù. E avrò vittoria. Perché nel nome di Gesù Cristo c'è potenza e c'è vittoria. La Chiesa deve imparare a parlare con il nome e l'autorità di Gesù Cristo. Amen. Gerico fu abbattuta per fede. Amen. Il Signore le disse girate. Il popolo non ragionò, girò. E Dio diede la vittoria. Alleluia. Amen. Il popolo di Israele attraversò il mare perché ebbe fede nelle parole del Signore. Dio aprì il mare. E tante ne possiamo raccontare tanto. Ebrei capitolo 11 e capitolo 12 parla degli eroi della fede. Dio vuole in questa mattina avere il pieno controllo della tua vita. Dio vuole avere il pieno controllo della tua situazione. Dio vuole controllare ogni cosa. Dio vuole cambiare la tua vita. Fratelli, la situazione dove tu sei non è la tua situazione finale. Dove tu ti trovi non è il tuo luogo finale. Dio sa il tuo destino. Ascolta la voce di Dio, ascolta il consiglio di Dio, abbi fede e la sua parola. Allora come faccio a capire se la parola o chi parla sta parlando una buona parola? Guarda le sue opere. Io non voglio seguire una persona che mi predichi l'Evangelo, che le sue opere non siano opere di fede e opere degne del Signore. Se sono opere umane non ti ascolterò, a meno che tu ti siedi con me e mi dici sta scritto e me lo dimostri con le tue opere, dice la Scrittura. Li riconoscerete dalle loro opere, frutto dello Spirito Santo. Amen, Chiesa. A volte, fratelli, concludo con questo, le situazioni difficili, amen, sono necessarie per cambiare la tua percezione visiva. Alleluia. Perché stai guardando e vedendo cose che non sono così. Giobbe non vedeva nulla. Ciò che i suoi occhi vedevano erano portarlo a rigettare Dio. La sua famiglia le diceva ancora, i suoi amici le dicevano ancora, ancora servi questo Dio? E Giobbe cosa le rispose? Io lo servirò fino alla fine, perché Dio non cambia, e Dio non cambierà mai. La fede in Cristo non solo ti salva, fratello, la fede in Cristo rassicura e calma un cuore turbato.
Amen. Dà a chiunque crede pienamente in Gesù Cristo la possibilità di vedere e fare cose che umanamente non puoi fare. Dice il Signore, voi farete cose più grandi. Amen. Amen. La fede non parla solo con le parole, ma la fede è proclamata e manifestata con le tue azioni. Preghi per una persona, la persona si sana, dichiari nel nome di Gesù un qualcosa e quello avviene, allora stai dimostrando all'umanità, stai dando una testimonianza che tu dipendi da Dio. Allora quando arriva il mondo, amen, e ti dice io ho la soluzione, ti posso aiutare così. Ok, fratelli, se passa il filtro della parola di Dio, gloria al nome di Gesù. Ma se non passa il filtro della parola di Dio, è un consiglio umano, riprendilo nel nome di Gesù e dille io servo un Dio grande e ti dimostrerò che il Dio che io servo verrà in mio soccorso. Amen. Da dove viene il mio aiuto? Amen. Il mio aiuto viene? Alleluia. Fratelli, i discepoli hanno avuto paura. I discepoli hanno svegliato il Signore Gesù Cristo. Amen. Che stava riposando. Perché il Signore doveva riposare? Amen. Ho potuto imparare che il Signore riposava semplicemente perché, alleluia, doveva dimostrare all'umanità che non avevano fede. Voleva dimostrarle che tante volte il popolo chiama Dio, 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 ma non lo riconosce come tale. Ed essi dunque furono presi da gran timore e dicevano tra loro, chi è dunque costui al quale il vento e il mare gli ubbidiscono? Non era lì Gesù con loro, fratelli? Amen. E il Signore dice, taci e calmati. E poi le disse, perché siete così paurosi? Fratelli, la Chiesa non deve aver paura. Amen. Mai dire ho paura. Noi le insegniamo a Isaia. Isaia, la paura non viene da Dio. La paura non è uno spirito di Dio. Dichiara con fede quello che tu vuoi in questo momento che ti sta turbando, che è molto diverso. Fratelli, io non so qual è la tua situazione. Chiesa, io non so cosa stai passando, da quanto tempo, se non ne sei ancora uscito fuori. Non aver paura. Il Signore ti dice, abbi più fiducia in me. Chiudi i tuoi occhi e cammina, perché io ti ho sul palmo della mia mano. E Lui non ti farà cadere. Lui ti porterà in un luogo più sicuro. Lui ti porterà in luoghi dove tu non conosci. Lui ti farà percorrere strade che tu non conosci. Lui ti darà cose che neanche tu conosci. Fratelli, per la gloria di Dio, dove io lavoro non è il mio posto di lavoro. Non è ciò che io ho imparato. Io non lo sapevo fare questo lavoro. Io non lo so fare questo lavoro. Dio mi ha dato grazia perché ho avuto fede. Ho avuto fede che il Signore ha un posto privilegiato per me. E vi dico nel nome di Gesù, Chiesa, se qualcuno sta soffrendo e patendo che non trova lavoro, prega al Signore. Perché Dio può togliere da un posto di lavoro una persona del mondo e mettere un figlio di Dio. Amen. Dio può fare tante cose se tu hai fede. Abbiamo un cantico, fratello Julia, che parla della fede. C'era qualcosa che dice, se tu avessi fede, fede, Chiesa, fede, fede nella tua vita, fede nel tuo matrimonio, fede nella tua famiglia. Perché la nostra famiglia non è convertita? Non abbiamo fede. Non ci fermiamo a pregare per loro, non ci fermiamo a digiunare per loro, non li invitiamo a una cellula, non li invitiamo a nulla. Non c'è fede. Siamo preoccupati, abbiamo una difficoltà, abbiamo questo, non abbiamo soldi, non possiamo fare quello. No, Chiesa, non è così nel nome di Gesù. Nel nome di Gesù. Alleluia. Per la gloria di Dio, nel nome di Gesù. Dio non ha impedimenti di denaro, Dio è proprietario del denaro. Amen. Tu ti puoi trovare nel conto soldi che non sai da dove arrivano. E voi sapete la nostra testimonianza, il matrimonio. E tante altre cose. Dio sta chiamando la tua attenzione, Chiesa, nel nome di Gesù. Possiamo alzare le nostre mani. Possiamo alzare le nostre mani e dire, Signore, fammi vedere, Signore, quell'area della mia vita dove la mia fede è debole. Fammi vedere dove sto fallendo. Fammi vedere dove non ho fiducia in te. Fammi vedere, Signore, dove tu non hai il controllo in questo momento. Forse nell'area lavorativa, forse nell'area economica, forse nel matrimonio, forse